via, è appena iniziata la prima gara televisiva, ma a seconda di questa serata la facciamo quasi controvoglia, perché si affrontano DLF, tennis e studio 1, ecco Dorza, Dorza va a servire il tiro! Gianmarco Valentino in vantaggio di DLF tennis dopo 15 secondi. Che è passata da Marcolino, questo è l'invito da parte di studio 1. Infatti è proprio Palmieri che ha preso palla, Marco Palmieri, fa un grande! Arriva Civoletti, guardate, dette schemi, Francesco, palla in mezzo, deviata, e poi arriva Mottola come al solito, Paolucci, 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 Giordano, Paolucci, il gol del pareggio, recuperata, palla davanti, Mottola, Mottola, palo! Finisce qui il primo tempo, 1-1 tra DLF Tennis e studio 1. Via, è appena iniziato il secondo tempo. Mottola, Mottola, Gianmarco, Mottola, il gol del 2-1 che porta in vantaggio studio 1. La porta, tirano, tirano forte incredibilmente da questa parte e c'è Gianmarco Valentino, accorcia le distanze ed ancora speranza alla formazione di DLF Tennis, doppietta di Valentino a 7 minuti dal termine. Ancora uomo, più dicono uomo, più non lo prendono l'uomo. Qui questa bella, forse la zona, avrebbe messo un'idea. Mottola, Gianmarco! Mottola! Ci sono i tifosi personali, nel frattempo, gol ancora di Mottola. Palla in mezzo, arriva Mottola, Paolucci, Paolucci ha fatto, aspetta! Giordano! Paolucci! Rossi, davanti Valentino, palo, e poi si attraversa, attenzione Dorza, vittorio, Dorza, attenzione, sono i gol di Giordano, Rossi, racconta ancora le distanze, spazio per il DLF, vale in mezzo, e c'è il gol, Giordano, Rossi, il gol del pareggio, quando tutto sembrava mai svanito, prima il DLF,